Ma se noi davvero speriamo di risolvere il problema della vecchiaia, il problema della giovinezza, della violenza, della casa, della disoccupazione, di un domani diverso, non degli olocausti, non delle guerre, di una città dove non si abbia paura di notti diverse, senza nemmeno non sacrificare, ma mettere a tesoro un terzo del prezzo di un pacchetto di sigarette ogni giorno. Ma come possiamo, senza essere divenuti totalmente folli, aspettare da chi che sia che muti la nostra notte o il nostro giorno domani o dopodomani? Come possiamo pensare che noi diciamo qualcosa a favore della vita, della libertà, dell'onestà di chi ha 16 anni, se noi predichiamo e parliamo di vita sacra? Come possiamo credere che il nipote non ci vomiti in faccia se gli diciamo che non ha il diritto di sfondarsi con la droga, perché la vita è sacra, se noi non diamo nemmeno una tassa alla speranza che equivale alle 6 sigarette o alla metà del prezzo del giornale in un giorno? Quale follia fascista continua a indurvi e indurci a sperare che se noi non diamo corpo ad altro nella nostra esistenza di ogni giorno, che a un'oncia di quella speranza e di quell'amore per la vita, la felicità, per noi stessi e gli altri, che riteniamo dover sacrificare, quando non siamo capaci di far questo, come, in base a quale logica, in base a quale ragione, in base a quale ragionevolezza, in base a quale logica di quelle per le quali si aspetta di fare che sia, possiamo sperare di conquistare un domani diverso per noi e per gli altri? 1200 coglioni, certo!